incontro stamani in prefettura sulla situazione sanitaria dopo il sit-in avvenuto giorni addietro da parte dei sindaci agrigentini, presente il prefetto Romano e il commissario Zappia. Aperta un'inchiesta da parte della procura di Agrigento dopo i naufragi del fine settimana. Intanto il questore di Agrigento ha presentato oggi alla stampa lo spettacolo Mamma Africa che si terrà giovedì 10 al Teatro della Panoramica dei Tempi. Anche Favara oggi ricorda i morti della tragedia di Mersinelli in Belgio, l'iniziativa della Fondazione Italiani in Europa. Il sottosegretario alla cultura Sgarbi, in visita a Palma di Montechiaro, apprezza le bellezze del territorio palmese. Intervista al presidente onorario dell'Acragas, Benedetto Adragna. Benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale con un incontro avvenuto stamani in prefettura con la stampa da parte del prefetto di Agrigento sulla situazione sanitaria in città con riferimento al pronto soccorso che ha interessato giorni fa un sit-in di protesta da parte dei sindaci della provincia. Eccellenza, cosa è emerso da questo incontro, argomento pronto soccorso? Sono emerse buone notizie, prima di tutto perché i famosi medici argentini stanno cominciando ad arrivare, già il primo ha preso servizio, ne prenderanno servizio diversi altri nei prossimi giorni, non solo per il pronto soccorso, anche per altri importanti reparti ospedalieri. Il sindaco Miccichè si è molto adoperato personalmente per aiutare l'ingresso di questi colleghi sudamericani. E si è adoperato in particolare per trovare loro delle sistemazioni abitative degne che pagheranno loro anche perché vengono qui a guadagnare, a sistemarsi e sono intenzionati, essendo oriundi italiani, a rimanere in Italia. Non è soltanto un prestito come è successo durante il Covid, è un trasferimento definitivo. Per quanto riguarda la tensostruttura non è più necessaria, quindi abbiamo deciso di fermarci con il Ministero, proprio ora parlavamo di questo con il direttore sanitario, perché sono finiti nel frattempo i lavori all'interno del pronto soccorso. Non so se voi avete potuto verificare, io ho visto le fotografie, non essendomi ancora potuto recare in loco, e a questo punto non è necessaria, anche perché abbiamo sempre saputo che al di là del problema dei lavori, il vero principale problema è sempre stato la carenza dei medici. Inoltre faremo un'altra cosa, su mia specifica richiesta che metterò per iscritto, tutti i reparti dell'ospedale saranno invitati a dare il proprio contributo al pronto soccorso, nel senso che i malati vanno trasferiti, i soccorsi vanno trasferiti nei tempi più brevi possibili ai reparti. Il pronto soccorso deve essere un punto di passaggio per la maggior parte di loro, tranne per i codici rossi che necessitano un trattamento immediato lì perché sono in pericolo di vita. Tutti gli altri devono passare velocemente dal pronto soccorso, qualora sia necessario, e poi essere avviati ai reparti. C'è stato anche un sit-in da parte dei sindaci per chiedere... Certamente, certamente c'è stato un sit-in a cui noi crediamo di rispondere con i fatti. Sit-in è comprensibile perché naturalmente è una forma civile di protesta che per richiamare l'attenzione sulle tematiche di cui stiamo parlando, noi rispondiamo con dei fatti. Io sono sicuro che già nei prossimi giorni si vedrà la differenza. Può dire qualcosa in più di questi medici argentini? Vuole il nome e il cognome? Oppure... Quanti sono? Perché lasciano l'Argentina? Non so. Il discorso è semplice ed è anche un po' triste. No, non si sta per niente meglio in Argentina. L'Argentina è un paese in grave crisi, dove la classe media affronta problemi che per fortuna noi, con tutti i nostri, le nostre doglianze, non abbiamo dovuto affrontare. Sono di origine italiana, quindi hanno il diritto di tornare in Italia in quanto possono ricostruire la propria cittadinanza. In questo la prefettura li agevolerà in ogni modo. Alla riunione è presente anche il questore per quanto riguarda l'ufficio immigrazione, l'ufficio stranieri. Saranno agevolati anche nell'ottenere le pratiche, agevolati nel senso che si cercherà di studiare un canale specifico per loro, ovviamente. La legge è legge e si rispetta per tutti, tutti la devono osservare. Perché si tratta, ribadisco, di persone che vengono qui per rifarsi una vita, cioè per spostare anche la famiglia e tornare alla fine nei paesi di origine. Si tratta di una sorta di ritorno dell'immigrazione di un secolo fa. Quanti medici si parla? Di una ventina solo per Agrigento. Sarà una grande boccata d'ossigeno. Commissario, soddisfatto di questo incontro? Sì, ma noi abbiamo sempre avuto la sensazione
provata che il prefetto passi vicino a noi in tutte le occasioni. Ovviamente è un rapporto che è bellissimo, che dura, perché noi siamo pronti, doverosamente pronti, quando il prefetto ci chiama per gli immigrati e viceversa. In questo momento, stamattina, lui ha voluto ribadire il concetto che non può essere il pronto soccorso un problema solo della direzione strategica o del San Giovanni di Dio reparto pronto soccorso, ma è un problema che investe tutta la città e tutta la provincia. Quindi farà appello, per quanto compete, alla Sua Eccellenza il prefetto, e per la valenza che ha un appello di tal genere, a tutti i medici, sia degli altri reparti che del territorio, che i convenzionati, tutti quelli che possono, di dare una mano al pronto soccorso, perché adesso che la situazione si è normalizzata, diciamo che abbiamo le best practice, cioè sappiamo come muoverci per fare in modo che questa situazione di normalità, cioè non stiamo parlando di cose eccezionali, però è una eccellente normalità, prosegua nel tempo, perché avere risolto per un mese, per due mesi, fino a settembre con il dottore Caramanno non è quello che noi vogliamo. Infatti noi stiamo lavorando dal nostro punto di vista per tutta l'organizzazione degli ospedali, e in questo momento abbiamo in corso l'esame dei famosi medici italo-argentini, che parallelamente a noi c'è un altro gruppo che sta lavorando, perché sono arrivate le prime 20 richieste, quindi siamo in una fase di lavoro. Su questo vi aggiorneremo, non so se fine settimana o nei primi giorni subito dopo Ferragosto, perché stiamo continuando a fare colloqui e esaminare documentazione. La procura di Agrigento, con il reggente dottor Salvatore Vella, ha aperto sulle due tragedie avvenute in Lampedusa nel fine settimana un'inchiesta a carico di ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. I superstiti sono stati sentiti dalla squadra mobile della questura di Agrigento. Intanto una donna ivoriana ha riconosciuto a Lampedusa il corpo del suo bambino morto durante la traversata, che credeva invece salvo. Il servizio. Miriam, 23 anni, ivoriana, nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana di Lampedusa ha effettuato il riconoscimento del cadavere del figlio di un anno e mezzo, che è morto nel naufragio di uno dei due barchini colati a picco sabato nel canale di Sicilia. Complessivamente 57 superstiti, 33 dispersi, due cadaveri recuperati. Oltre a quello del bambino c'era anche quello di una donna, il cui marito si trova al momento all'hotspot di Lampedusa. La procura di Agrigento, con il reggente dottor Salvatore Vella, ha aperto sulle due tragedie un'inchiesta a carico di ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. I superstiti sono stati sentiti dalla squadra mobile della questura di Agrigento. La giovane ivoriana viaggiava con in braccio il figlio quando il barchino, partito da Sfax, si è inabissato per ore, ha raccontato ai mediatori culturali e ai poliziotti. La 23enne, nel mare in tempesta, ha tenuto stretto tra le braccia il figlio. Quando poi non ce l'ha fatta più perché era stanca e sentiva freddo, lo ha affidato ad un connazionale che era in mare accanto a lei. Il piccolo però non ce l'ha fatta e ha annegato, e la mamma lo ha scoperto domenica sera. Fino ad allora aveva creduto che il figlio insieme al connazionale fossero in un'altra struttura o in ospedale. E intanto la prefettura di Agrigento informa che con il primo traghetto utile, dopo giorni di fermo a causa delle condizioni meteo avverse, verranno trasferiti complessivamente 750 migranti. I primi 570 migranti al mattino verranno accolti secondo le indicazioni del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione nelle strutture disponibili nella nostra isola. Per il successivo trasferimento sul territorio nazionale, l'attività, quest'ultima, sarà coordinata dalla prefettura di Agrigento in stretto raccordo con la locale questura. Ulteriori 180 migranti saranno trasferiti dall'hotspot con un volo diretto in serata in Emilia-Romagna. Presentato stamani l'evento Mamma Africa, storie e riflessioni sul tema dell'immigrazione, che si svolgerà il prossimo 10 agosto alle ore 21 presso il Teatro dei Templi nella strada panoramica di fronte Casa San Filippo, creato dal Parco degli Eventi Estivi. Sentiamo in merito il questore Emanuele Ricifani, il direttore del parco Ciarratta. Una iniziativa molto importante che vuole dimostrare come Mamma Africa non sia un problema da gestire, ma anche un fatto di natura sociale e principalmente morale.
Sì, no, vuole essere forse più modesto rispetto a questo, cioè vuole semplicemente raccontare qual è l'esperienza di chi lavora sul campo su queste cose e ricordare in maniera un po' seria e un po' ironica, anche autoironica rispetto al nostro paese, e questo sarà quello che farà Luca Dullo, qual è il modo con cui si riesce a comunicare con queste persone che arrivano da lontano. Il modo è attraverso quello che le madri fanno, le madri insegnano, che è anche la gestualità, e attraverso i gesti si parla un linguaggio che è internazionale. L'evento di giovedì in che modo è legato a quanto sta accadendo a Lampedusa? Vi è legato territorialmente, questo è il territorio più impegnato su questo fronte, è anche quello che vede l'arrivo, quello che manca a moltissimi, purtroppo a molti anche qui, è la consapevolezza di quello che è il momento dell'arrivo. Chi vede il momento dell'arrivo capisce molte cose del fenomeno dell'immigrazione, e quindi richiamare l'attenzione su questo momento ci sembra fare informazione di quella vera, sana, e contemporaneamente avere un ruolo pedagogico per spiegare alle persone, ai cittadini, quali sono i problemi che l'immigrazione pone, quali sono i problemi che l'immigrazione porta, quali sono anche i valori che stanno dietro l'accoglienza e le necessità che stanno dietro un'accoglienza ordinata e i diritti di chi accoglie, oltre che di chi viene accolto. Dottore Riciferi, è un'estate calda a Lampedusa, con naufragi, sbarchi, arresti, purtroppo morti, ma le forze di polizia ci sono? Ci sono, perché ci devono essere, non possono che esserci, è la nostra funzione istituzionale. Certo, è un'estate calda, oltre che per le temperature, calda per tutte le cose che ha citato. Lo sapete, lo stiamo affrontando senza andare, per fortuna, in affanno, perché ci eravamo preparati bene come apparato complessivo delle forze di polizia e dello Stato, e quindi, nonostante le migliaia di arrivi, invito tramite voi, soprattutto i giornali, i giornaloni, quelli nazionali, i telegiornaloni, io è per l'ennesima volta che dico basta, hotspot a collasso, non è affatto a collasso, è pieno, cosa diversa. Dottore, in questi primi mesi di permanenza ad Agrigento cosa l'ha colpita a livello sociale, umano, su Lampedusa? Se su Lampedusa lo scarto che esiste tra la vita dell'isola, e questa è un'altra delle riflessioni che faremo, e ciò che è la realtà del fenomeno immigratorio. L'isola di fatto della materialità del fenomeno non se ne accorge, si accorge degli effetti mediatici e non che questo porta, e questo porta una sorta di paradosso, che chi è proprio lì ne parla nella maniera meno competente possibile spesso. La presenza di un commissariato di polizia a Lampedusa che significa? Significa che Lampedusa è un posto importante, è importante perché ci sono i lampedusani che hanno diritti da esercitare, da rivendicare, ed è importante perché c'è questo fenomeno, e quindi questo fenomeno va controllato, va gestito, va governato, e il presidio più importante della sicurezza dello Stato, che è quello di un commissariato, che significa che il dirigente sarà anche autorità locale. Architetto Sciarratta, il parco archeologico è presente su tutti i fronti, anche quando si tratta di tematiche così rilevanti e così di impatto forte per la società. Beh, devo dire, la cultura riguarda l'attività del parco anche negli aspetti attuali,
il tema trattato da questa iniziativa è un tema importante. Peraltro devo ricordare che per quello che riguarda le attività culturali e il patrimonio culturale siamo presenti anche nell'isola di Lampedusa, perché il parco gestisce il Museo del Mare, due aree archeologiche e una casa, un dammuso, per le quali attività necessarie abbiamo intrapreso proprio in questi giorni delle risorse economiche da destinare per rivalutare queste aree. Quando ci è stato proposto di affrontare questo tema e di poter dare il nostro supporto come location, non abbiamo fatto altro che dire di sì. È un argomento importante che riguarda tutti noi, che riguarda non solo l'accoglienza ma riguarda il rapporto di un abitante dell'isola con questo tema importante, e credo che l'approfondimento dovuto sarà gradito a tutti gli intervenuti e sarà di buon auspicio per una politica ancora migliore che riguarda il mondo dell'accoglienza, ma quello che il mondo dell'accoglienza fa a livello anche sociale e umanitario. Ho messo dei fondi per in primo ripulire le aree, erano abbandonate, noi le abbiamo ricevute e quando ci sono state assegnate 4 anni fa il Covid ha fatto tutto il resto. In questi mesi siamo andati a Lampedusa, abbiamo fatto il sopralluogo, abbiamo redatto le perizie, sistemeremo il museo che non era messo male, devo dire, alcune piccole opere che riguardano l'impianto di climatizzazione. Le aree vanno pulite, va fatta la cartellonistica. A casa Teresa, che è un gioiello abbandonato, abbiamo preparato anche lì una perizia, ma abbiamo, che è la cosa più importante, sottoscritto la convenzione con il comune di Lampedusa, che prevede anche un'assegnazione attraverso evidenza pubblica di queste aree per una maggiore tutela e soprattutto fruizione. La città di Favara ha ricordato stamattina la tragedia di Marcinelli in Belgio. L'iniziativa è di Fondazione Italiani in Europa, presieduta dal favarese Giuseppe Arnone. È stato deposto un mazzo di fiori presso il monumento che ricorda i morti sul lavoro delle miniere del Belgio. La città di Favara ricorda una delle più grandi tragedie minerarie della storia, il disastro di Marcinelle in Belgio. L'iniziativa è della Fondazione Italiani in Europa, presieduta dal favarese Giuseppe Arnone. La tragedia di Marcinelle si verificò nella mattinata dell'8 agosto 1956 nella miniera di carbone Bois de Cazières di Marcinelle in Belgio. Un incendio causato dalla combustione d'olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica si sviluppò inizialmente nel condotto d'entrata dell'area principale. Riempì di fumo tutto l'impianto sotterraneo. Morirono 262 minatori per le ustioni, il fumo e i gas tossici. 136 erano italiani, di cui 5 siciliani, gli agrigentini Carmelo Baio e Calogero Reale, nativi di Montaperto, Sebastiano Campisi di Agusta, Salvatore Piluso di Caltagirone e Gaetano Indorato di Sommatino. La giornata dell'8 agosto, triste anniversario della tragedia di Marcinelle, nel 2001 è stata dichiarata come giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. L'evento è importante perché ricorda la storia da dove veniamo. Da dove viene questa città di Favara, che è un paese di minatori, un paese di miniere, di zolfo, che ha dato, oltre al sacrificio dei morti in loco, le braccia operative per andare a lavorare all'estero, per l'accordo che si fece tra il Belgio e l'Italia, braccia contro carbone. È l'esempio virtuoso di tanti giovani che morirono e oggi noi li vogliamo ricordare, perché il loro ricordo ci fa stare non tranquilli con la nostra coscienza, ma ci fa conoscere e trasmettere alle nuove generazioni il valore del sacrificio del lavoro come elemento principale dell'uomo e dei suoi valori. Certamente è una grande emozione per noi siciliani e particolarmente la provincia di Agrigento ricordare questa tragedia, perché ieri emigravamo, ancora oggi
emigriamo e ci sono ancora oggi purtroppo tante morti sul lavoro. Questa è una giornata importante perché è l'emblema del sacrificio degli italiani in Europa e direi nel mondo, che col loro sacrificio hanno contribuito a fare grande l'Europa, perché l'Europa comincia proprio con la tragedia di Marcinelli. Le immagini le abbiamo vive e presenti tutti, e ancora noi emigriamo e riceviamo l'emigrazione da altri paesi, dai paesi del Nord Africa. Ricordare il momento di questo sacrificio è importante, perché non dobbiamo dimenticare che la nostra storia è fatta di migrazione, di sacrificio, di lotte, e tuttora nel mondo purtroppo esistono miniere estrattive dove vengono tirati fuori materiali, metalli che poi servono per costruire i telefoni, i chip, i semiconduttori, le batterie elettriche e così via. Quindi non si ferma purtroppo lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, e allora dobbiamo tutti assieme far sì che ci sia un lavoro onesto, dignitoso, e che questo lavoro come diritto rispetti anche il diritto alla vita. Io ritengo che sia giusto per i nostri minatori e gli altri minatori di andare anche a Marcinelle a fare una visita nel museo che hanno a Marcinelle, quello che non abbiamo realizzato a Favara, per colpa di chi non si sa, ma non l'abbiamo ancora realizzato, ma potrebbe essere un progetto da mandare avanti. L'aumento della dotazione del fondo del Ministero dedicato ai turisti e agli operatori danneggiati dagli incendi è sicuramente un intervento importante che denota l'attenzione da parte del Governo nazionale e del Ministro Santanchè nei confronti della Sicilia. Questo quanto dichiarato dal Presidente della Regione Renato Schifani, commentando la misura approvata in Consiglio dei Ministri, che prevede proprio un aumento da 10 a 15 milioni di euro da destinare al settore del turismo in seguito all'emergenza incendi in Sicilia e in Sardegna. E continua l'attività di controllo e di monitoraggio verso chi abbandona i rifiuti nel nostro territorio. Un report effettuato dal Comune di Agrigento ci dà purtroppo dati sconfortanti: un centinaio le persone scoperte dalle telecamere e segnalate alle autorità competenti, quanto ci ha dichiarato il sindaco in questo videomessaggio. Continua l'attività di controllo con le fototrappole lungo le vie della città. Dal 26 di maggio del 2023 fino al 25 di luglio del 2023 sono state rilevate ben 136 infrazioni di abbandono di rifiuti lungo le vie cittadine. Qualcuno di questi soggetti è censito ed è recidivo, e ci chiediamo perché, nonostante sia censito, nonostante il sistema di raccolta differenziato porta a porta, si continui ad non rispettare l'ambiente. A tal proposito abbiamo deciso di convocare i noti censiti che continuano a gettare l'immondizia lungo le vie della città, e quindi a non rispettare l'ambiente, a non rispettare la propria città. Almeno per confrontarci, per accettare dei consigli, capire qual è la criticità che loro almeno ravvedono in questo sistema di raccolta differenziata. Ricordo pure che proprio per mantenere la città pulita abbiamo attivato le isole ecologiche mobili, cioè ogni giorno in una piazza diversa della città c'è un'isola ecologica, per far sì che il cittadino che ha un problema qualsiasi, non riesce a differenziare magari in quella settimana o deve smaltire qualcosa che normalmente non può smaltire, può raggiungere la stessa isola ecologica col proprio automezzo e andarla a conferire a chi di competenza. E se trovate l'isola ecologica piena, è inutile lasciare il rifiuto proprio sulla piazza, offendere il decoro urbano, offendere la propria città. L'indomani in un'altra piazza ci sarà lo stesso servizio, basta organizzarsi. Aiutiamoci, non dovete venire incontro a me, dovete amare la vostra città. Perché abbandonare rifiuti per strada? Perché realizzare le discariche abusive? Un video di Mare Amico di pochi secondi dimostra ancora una volta l'inciviltà di alcune persone che credono che tutto si può fare nella nostra città. Mare Amico documenta quello che è successo presso la spiaggia di San Leone, dove con un quad si può tranquillamente attraversare la battigia indisturbati con le persone che si godono la spiaggia per farsi un bagno.
Un video di Mare Amico di pochi secondi dimostra ancora una volta l'inciviltà di alcune persone che credono che ad Agrigento tutto si può fare. Mare Amico documenta quello che è successo presso una spiaggia di San Leone, dove con un quad si può tranquillamente attraversare la battigia indisturbati, con le persone che si godono la tranquillità della spiaggia e farsi un bagno. Un filmato che è stato già girato alle forze dell'ordine integralmente affinché facciano i loro opportuni controlli e verificano e perseguendo queste persone che non si curano dei divieti e delle esigenze altrui. Capitale della cultura è un investimento che va oltre il 2025. Sentiamo i commenti e le analisi di questo servizio di Margherita Trupiano. Il Sole 24 Ore ha analizzato quanto vale per una città vincere il titolo di capitale della cultura. Ad esempio Bergamo e Brescia, capitali in corso, nel primo semestre hanno incrementato la richiesta di pernottamenti del 50%. Procida, capitale nel 2022, il 45%, passando da 277.000 a 386.000 euro. E così Parma ha avuto una crescita del 58,2%. Uno studio della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività culturali con un'apposita ricerca ha inoltre valutato su quali ambiti e in che misura gli esiti dell'iniziativa risultino percepibili nel tempo. Proprio su questo vogliamo oggi soffermarci noi, nella considerazione che l'appuntamento con il 2025 non è un anno isolato, ma un investimento per il futuro, e ogni investimento necessita di una visione concreta e a lungo raggio. Ciò significa intanto un coinvolgimento strutturato delle attività produttive locali, delle associazioni, dell'intero tessuto sociale che al momento sembra non essere partecipe, che in misura e tema diversificato afferiscono ai consumi. Ciò significa cercare una previsione di numeri in termini di spese medie pro capite che ciascun visitatore potrà effettuare, dunque di organizzazione in termini di risposta delle strutture che dovranno procedere all'accoglienza. E accoglienza significa tanto altro, che abbiamo più volte sottolineato, che riguarda il funzionamento di servizi basilari, la pulizia, la viabilità, il traffico, i parcheggi, la riqualificazione urbana. Siamo pronti per questo? Il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, si è recato ieri a Palma di Montechiaro, restando estasiato per la bellezza dei luoghi che ha visitato, come vediamo dal video amatoriale che vi proponiamo. In una giornata ventosa, sembra non fatto per gli uomini, ma un paesaggio fatto per gli dèi, abbiamo anche ascoltato il primo cittadino castellino. Il sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, si è recato a Palma di Montechiaro, restando estasiato per la bellezza dei luoghi che ha visitato, come vediamo da questo video amatoriale che vi proponiamo. In una giornata ventosa, sembra non fatto per gli uomini, ma un paesaggio fatto per gli dèi. Questo quanto affermato da Sgarbi alla vista del castello di Palma di Montechiaro, apprezzandone il panorama che si vede, il mare. Sembra un panorama fatto per gli dèi, per gli esploratori che arrivano sulla Luna. Sembra non fatto per gli uomini, un paesaggio fatto per gli dèi o per gli esploratori che arrivano sulla Luna, vicino a Palma di Montechiaro. Sgarbi ha poi continuato la sua visita alla Madonna del Rosario, esprimendo il suo apprezzamento per la buona manutenzione in cui si trova la statua. Vediamo uno scorcio della sua visita, accompagnato ovviamente dal primo cittadino Stefano Castellino, dal presidente della Proloco Palmese Costanzino. Un po' rustico, ma bello, per giugno però lo troviamo. Visto che ci saranno un po' di guide uscendo, sì. Sarà magari qualche indicazione di danno. Giulio Tomasi, sì, è sepolto qua. Il primo dubbio. E ha voluto aggiungere il cognome della mamma. Caro. Caro. Vivens Sibbe Posum. Questo loculo è stato realizzato quando lui era vivente, perché voleva assolutamente essere sepolto qui. Quindi questo è proprio il luogo da cui parte tutta la visione del dottor. Esatto, questo è il capostruttore. La prima casa di Tomasi. Ecco, il primo palazzo. Tutto da qui all'inizio.
Il pavimento è anche meraviglioso. Abbiamo creduto quello tutto originale. Un alto barocco. Ma guarda, guarda la meraviglia. Non so chi sia con dove. Qui c'è un po' di non sono l'anno immerso. Non so io, ma anche quella della chiesa. Questa è la Madonna del Rosario a Parigi, alle truppe cristiane in occasione della battaglia di Lepanto. Ieri è stata una giornata veramente storica, meravigliosa e che ci ha riempito di gioia. Abbiamo avuto qui nella mattinata l'esponente del governo nazionale, il sottosegretario onorevole Vittorio Sgarbi, uomo di immensa cultura, e nella mattinata anche la presenza del governo regionale con l'assessore ai beni culturali Scarpinato. Insieme abbiamo visitato il monastero delle Benedettine e poi durante tutta la giornata abbiamo visitato 7-8 beni culturali della nostra città. Essere accanto al sottosegretario Sgarbi è stato veramente un motivo di grande gioia per la nostra città e per il nostro territorio. Sentirlo narrare la storia e le bellezze dei nostri beni culturali è stato qualcosa veramente di unico e di eccezionale. Insieme a noi c'era il sindaco anche di Santa Margherita del Belice durante tutta la giornata e nella mattinata anche il sindaco Franco Miccichè. Con il sindaco di Santa Margherita, accomunati dal romanzo del Gattopardo, abbiamo fatto questo viaggio meraviglioso e siamo veramente felici e onorati di quanto è accaduto ieri e siamo convinti che oltre ad essere un momento di gratificazione è stato anche un momento enorme di programmazione per il futuro, e avere accanto il governo nazionale e il governo regionale dà ancora più forza alla nostra azione amministrativa. Abbiamo avuto conferma che il nostro percorso di rinascimento della nostra città è quello giusto, va ancora più sostenuto, andando ancora più veloce, perché è quello il percorso che ci porterà a quel futuro radioso tanto atteso. Ringraziamo il sottosegretario Sgarbi per la sua vicinanza e per la sua presenza e siamo impazienti di ospitarlo di nuovo nella nostra città per continuare quel percorso di visita guidata per scoprire ancora altri luoghi meravigliosi della nostra città e per pianificare ancora una volta interventi che possano dare ancora maggiore slancio al nostro territorio. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. E nell'ambito del ricco programma dell'estate montevaghese si è svolta ieri la festa dei limoni con degustazioni tipiche presso la Piazza della Repubblica a Montevago. Oggi è la festa del patrono San Domenico ed è prevista una processione, giochi pirotecnici, il servizio. Nell'ambito del ricco programma dell'estate montevaghese si è svolta ieri la festa dei limoni con degustazioni tipiche presso la Piazza della Repubblica a Montevago, quindi la serata allietata dal gruppo della Smania Addosso con l'esibizione del gruppo degli Sbandierati, quindi a seguire la notte musica con DJ. Oggi è la festa del patrono a Montevago San Domenico ed è prevista una processione con giochi pirotecnici. Giorno 9, cabaret con Gianfranco Iannuzzo al Vecchio Centro e giovedì 10 agosto concerto live del gruppo delle Vibrazioni. L'11 agosto un recital di poesie in lingua siciliana, sabato 12 commedia teatrale Un marito per due figlie curate dal gruppo teatrale del Caos, domenica 13 agosto la prima edizione del VIP Voice Contest 2023 in Piazza della Repubblica, mentre il 18 agosto una serata di animazione con bambini e adolescenti, il 22 agosto giovedì spettacolo teatrale Nella magia delle fiabe. Il clou a Montevago sarà previsto nei giorni 9 e 10 settembre con la grande festa del vino e la degustazione dei prodotti del Belice. San Domenico si rinnova e si rinnova sempre con novità e con aggiunta di idee, e per questo va ringraziata l'associazione La Smania Addosso, i ragazzi dell'associazione. Abbiamo avuto veramente l'emozione di una... a parte i mangiafuoco che comunque non solo, diciamo così, attraggono i bambini ma anche gli adulti, e poi questo giro per il paese degli sbandieratori con dei costumi d'epoca veramente magnifici e con questo San Domenico che, diciamo, ha sfilato
per le vie del paese, un momento di street food, quindi salsiccia, siccome coincide con la fiera del limone, allora tutto a base di limone, dalla salsiccia al limone, all'hamburger al limone, alla granita, per poi avere in piazza musica fino alle 3 e poter ballare. Il messaggio è duplice, da un lato i festeggiamenti di San Domenico, dall'altro lato fare in modo che i ragazzi restino in paese, si divertano in paese, non vadano fuori ed evitino pericoli e rischi. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare in queste serate d'estate dove tutti escono e vanno fuori e a volte come dire, si incappa in pericoli. Dopodiché giorno 8, che è il giorno della festa di San Domenico, ci sarà la messa solenne e poi la processione a conclusione di questa quasi 4 giornate di festa. Continuano le manifestazioni estive a Porto Empedocle, parliamo della rassegna teatrale Vigata dedicata allo scrittore Camilleri. Sentiamo le novità del cartellone. Novità nel cartellone degli spettacoli in programma per il quinto premio Vigata Andrea Camilleri, patrocinato dall'Enel Comune di Porto Empedocle. Sabato 19 agosto andrà in scena in questa grande epoca l'opera di Giovanni Volpe, che avrebbe concluso la rassegna teatrale nella serata del 20, ma che anticipa di 24 ore l'appuntamento con il pubblico. Serata domenica 20 agosto, che vedrà invece salire sul palco la Bottega del Sorriso di Porto Empedocle con i Civitoti in pretura. Confermatissimo l'appuntamento di giovedì 10 agosto con il gruppo teatrale Caos di Porto Empedocle, che si esibirà nella commedia Un marito per due figlie. Gli spettacoli si terranno in piazza Kennedy con inizio alle 21.30. Dopo il successo della serata inaugurale dello scorso 29 luglio con lo spettacolo messo in scena dal Laboratorio Vigata con l'opera A.U.A.U., seguito il 30 luglio dall'Ultima estate, Falcone e Borsellino 30 anni dopo, portato in giro dall'Erta, Emilia Romagna Teatro, con KNK in piazza Kennedy, riecheggiano ancora le risate e le riflessioni regalate al pubblico della compagnia teatrale Martoglio di Grotte con Vulanno Vulanno, padre e figlio d'unni piglio, dell'autore e regista Giovanni Volpe, protagonista l'Agrigentino di Grotte, applauditissimo Aristotele Cuffaro. Il direttore artistico Giovanni Volpe e il direttore organizzativo Mario Silvano si dicono quindi soddisfatti per l'andamento della rassegna teatrale a Porto Empedocle, sia in termini di qualità delle interpretazioni, sia per la risposta del pubblico, sempre numeroso, attento e rispettoso, ringraziando ovviamente l'amministrazione comunale e l'Enel per il sostegno finora dato. Oggi 8 agosto alle ore 19 in via Empedocle, nello spazio sovrastante la Porta dei Saccaioli, Arco Chiaramontano, il Rotary Club di Agrigento, rappresentato dal suo presidente Giuseppe Lamendola, per celebrare la memoria di Toni Cucchiara, donerà alla città un totem con l'effigie del celebre artista agrigentino. Nel corso di una cerimonia pubblica, il sindaco di Agrigento, Miccichè, intitolerà lo spazio sovrastante la Porta Saccaioli, Arco Chiaramontano, al compianto Toni Cucchiara. Saranno presenti, oltre ai familiari dell'artista, il presidente del Consiglio Comunale di Agrigento Giovanni Civiltà, il presidente del Rotary Club di Agrigento Giuseppe Lamendola, oltre a una numerosa delegazione di soci rotariani. Sentiamo ora le ultime novità sui voli in arrivo in Sicilia. Stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte aeree nazionali da e per le isole durante un periodo di picco di domanda e se il prezzo di vendita del biglietto è del 200% superiore alla tariffa media del volo. Questo è uno dei provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri per tentare di frenare il caro voli, che ha portato ad un aumento indiscriminato del prezzo dei biglietti aerei. Una soluzione salutata positivamente dal governatore siciliano Renato Schifani, che da tempo è in guerra contro il caro voli e ringrazia Roma.
Da mesi ormai stiamo portando avanti la nostra battaglia contro il caro voli. Non possiamo che considerare, dunque, l'intervento del Consiglio dei Ministri, da noi più volte sollecitato, un importante passo avanti per garantire ai siciliani e ai viaggiatori in generale il diritto a raggiungere l'isola senza dover pagare cifre elevatissime. Dopo le nostre denunce all'antitrust, gli esposti alla magistratura e alla luce di questo nuovo provvedimento, spero che adesso anche i singoli vettori dimostrino responsabilità abbassando i prezzi. Continueremo senza sosta a lavorare nell'interesse dei siciliani, come abbiamo fatto in questi mesi, raggiungendo traguardi significativi come l'introduzione di un terzo vettore sulle tratte Catania-Milano e Palermo-Roma. Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha vietato di fissare le tariffe in base alla profilazione web. Abbiamo individuato nell'algoritmo che realizza una sorta di asta dei voli e in quello che consente la profilazione dell'utente una prassi commerciale scorretta, se ciò porta pregiudizio per l'utente, così ha spiegato il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Si agita invece il fronte delle compagnie aeree, a cui non va giù la misura per calmierare i prezzi. Infatti, secondo ICALF, l'associazione che riunisce le compagnie low cost, crea un pericoloso precedente e accusa il governo dell'assenza di un preventivo confronto. Nonostante il caldo intenso, i francescani continuano nella loro opera di assistenza ai più deboli e ai bisognosi. Abbiamo sentito il merito padre Francesco Maggione alla stazione di Messina all'Opera. C'è stato un tavolo per l'emergenza caldo dove hanno partecipato diversi gruppi, tra cui anche noi francescani con l'Ordine Francescano Secolare. E devo dire che c'è una buona sinergia e si sta proseguendo verso il bene dei fratelli e non sta mancando nulla. C'è il pomeriggio la distribuzione delle bottigliette di acqua fredda da parte della Medio Hospes, poi qui in stazione non manca mai la distribuzione dei passi delle varie associazioni, ora dal giorno 7 la distribuzione, dato che Sant'Antonio chiuderà, sarà effettuata sotto i portici di Piazza del Popolo da parte delle Suore del Divino Zelo con l'aiuto dei volontari. Siamo alla stazione che è un luogo simbolo, la sera tante volte ecco, c'è chi approfitta di alcuni spazi all'aperto per poter riposare, è variegato il mondo della povertà anche a Messina, forse anche complesso da gestire, c'è gente che dice ma perché queste persone dormono per strada, magari ci sono delle case di accoglienza, perché a volte è difficile, no, farli spostare? Allora sono pochissimi quelli che dormono qui in stazione e sono tre. Praticamente tre, un quarto è a Nettuno e poi un altro a Provinciale e qualche altro sparso magari è di passaggio, ma la stramaggioranza sono a Fratelli Tutti, a Casa Aurelio a Provinciale, a Cristo Re e alla Casa della Misericordia del Dottor Certo, che è sempre disponibile nell'accettare quelli che hanno difficoltà anche economiche, anche pur avendo un lavoro, magari non hanno la casa e lui è propenso sempre, è gentile ad offrire un posto. Quindi da questo punto di vista Messina è abbastanza ospitale e cordiale. Io non vedo nessuna lacuna se non lo direi. Quelli che sono fuori è perché vogliono stare fuori. Poi c'è un altro gruppetto che è in un rudere dove i volontari e la Croce Rossa ci va ogni sera a portare dei pasti. E passiamo ora allo sport con questa intervista che abbiamo fatto al presidente onorario dell'Agragas, Benedetto Adragna. Senatore Benedetto Adragna, lei è ancora il presidente onorario dell'Agragas, Agragas neopromossa in Serie D, che prepara questa nuova e importante stagione. Beh, io devo dire intanto grazie ancora una volta alla società, in particolare al presidente Deni e a Carmelo Callavi, glielo metto pure perché sembra una cosa inscindibile fra i due.
perché mi hanno richiesto di partecipare ancora una volta, quella che io non chiamo avventura, visto quello, lo sforzo che questa società sta facendo per questi giocatori affermati che arrivano, io direi che è una bella, un bel campionato che ci si prepara, sperando che ci sia anche la fortuna, questo è importante. Io ho sentito tanti supporter dell'Acregas, sono entusiasti, non vedono l'ora di vedere questa squadra cominciare il campionato. E anche il gruppo dirigente o tutti coloro che si accingono a stare dentro questa scommessa, perché si tratta di questo. Se parlo di scommessa è perché la società ha le idee chiare sul proprio tragitto. Io un invito che voglio fare a tutti i tifosi e di non far mancare mai il sostegno, al di là dei criticoni in ogni maniera, che sono pochissimi per la verità, però ci sono tanti, l'hanno dimostrato, tanti supporter importanti. Io direi che la migliore maniera per dare supporto a questa società da parte di tutti è fare l'abbonamento. Questa è la maniera migliore per dare supporto a tutti, tutti. Io dico, voglio citare il mio esempio. La maniera più naturale per definirsi supporter dell'Acragas, dei giganti, è dare quel sostegno, chi della gradinata, chi della tribuna. Io direi, le personalità, per favore, diamo tutti quanti il nostro sostegno facendo l'abbonamento alla tribuna e dimostrando in questa maniera che diamo questo nostro supporto alla società. Tanti auguri e in bocca al lupo alla società per questa bella squadra che ha messo in piedi. Quale augurio sente di fare alla squadra che sta per cominciare il campionato di Serie D? Uno in particolare: la squadra sa che si trova nelle mani giuste, è una società che darà il pieno merito in tutti i sensi a ogni giocatore che farà in pieno il suo dovere. Alla società, continuate così, cosa dire di più oltre tutto quello che stanno facendo? E soprattutto, permettetemi, la prima volta che lo dico, a chi ha il potere di poter sostenere in tutte le maniere questa società che dà lustro a questa città, lo dia. In tutte le forme, in tutte le sostanze, ma lo dia. Stare di lato, stare da parte e non dare il proprio sostegno e mancare meno a un concetto di solidarietà reale per quello che quest'Acragas può dare a questa città. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni augurandovi una buona serata.